No, no, vai. Sempre un bel sigillo. Vai, ripeti. Vai. Io credo nell'America. L'America dice la mia fortuna. E io crescevo a mia figlia come una vera americana. E ci detti libertà. Ida aveva un boyfriend, non italiano. Due mesi fa, lui e un altro amico suo la portarono in macchina e gli fecero bere una bottiglia di whisky. Ida si ribellò. L'onore lo mantenne. L'ammazzarono di botte e la portarono all'ospedale. Quando dormivo mi arrivò una telefonata che mi dissero: tua figlia è all'ospedale. Io di corsa mi vestii e tornai ad andare all'ospedale. Povera figlia mia, povera figlia mia. La faccia era tutta rotta, la bocca era cosuta con fil di ferro. Sti bastardi. Allora, da buon americano, andai alla polizia e denunciai il fatto. I due furono presi e furono processati per direttissima. Quando arrivò il giorno del processo, i bastardi mi ridevano in faccia. E io, per l'onore della famiglia, mi rivolsi verso mio zio Renato e gli dissi una cosa. Zio, qua per l'onore della famiglia dobbiamo fare una cosa. Dobbiamo rivolgerci a Don Vito Corleone. Ma perché andaste alla polizia? Ma perché non veniste subito da me?